Potevano chiudersi con un grande classico della commedia napoletana, la prima parte della stagione Teatro Musica, a portare in scena Uomo e Galantuomo, i padroni di casa, la compagnia Allegra Ribalta, che in due repliche ha incantato il pubblico del Pollino con una grandissima performance, dando appuntamento al 2022 con non poche sorprese in occasione del trentennale della compagnia. Abbiamo coronato il nostro sogno scenico, salire sul palcoscenico dopo 30 anni, perché sono 30 anni ormai che esercitiamo questo hobby per noi, e festeggiarlo con Uomo e Galantuomo lo facciamo per la prima volta, tra l'altro è stato davvero una grande soddisfazione. Sono molto soddisfatto del risultato dello spettacolo. Loro ormai sul teatro, su un certo tipo di teatro, ormai andiamo abbastanza. Loro lo amano, i ragazzi devo dire che si impegnano e c'è una grande passione al fondo, perché teatro, dopo, io come dico sempre, non è mai un hobby, non può essere mai proprio un hobby, perché richiede un impegno di un certo tipo. Poi uno a casa deve studiare, deve imparare la parte, deve concentrarsi, non è come giocare a calcio per esempio, dove uno si fa la partita e come è andata, giochi bene, giochi male. Il teatro ti richiede un impegno di un certo tipo ed è veramente una grande passione. Capiamo bene quelle che sono le difficoltà del periodo. Il clima pandemico purtroppo appesantisce, un clima plumbeo che non permette una grande serenità, eppure noi abbiamo tanto bisogno di serenità. Siamo profondamente convinti che momenti di aggregazione come quelli che offre il teatro siano fondamentali per una ripresa, perché è importante non soltanto il discorso fisico, ma anche curare l'aspetto psicologico. Abbiamo bisogno tutti di momenti di evasione. Noi riteniamo che il teatro sia tra gli elementi migliori per poterci dare la forza di andare avanti, e noi guardiamo avanti perché il 2022 per l'Allegra Ribalta è un anno importante. Noi festeggeremo i primi 30 anni di vita e davvero ci auguriamo di poterlo fare in maniera esaltante.